Come potrebbe far comodo da qui alla fine uno dei difensori migliori di questa Serie A, tornando al discorso prima del break, prima della pausa, parlo di Mancini dell'Atalanta. Mancini è un altro di quei giocatori. Ora vediamo Marotta che cercherà di portare appunto all'Inter quello che avevamo detto essere la strategia Juve, di prendere i migliori giovani italiani e cominciare a farli crescere per portarli a un livello di spessore internazionale. E, giocatore che sta facendo molto bene, ha segnato se non sbaglio 4 reti già quest'anno. Cresciuto nella Fiorentina, poi subito ha fatto molto bene, come dicevi tu, Perugia col bene. Perugia di Bucchi, Sì. e sta ripercorrendo un po' le orme di Caldara, cioè giovane con un buon numero di realizzazioni e prestazioni convincenti. Diciamo che la difesa di Gasperini in questi anni sta dando appunto delle belle note per il calcio italiano e Mancini è semplicemente una conferma. Avrà bisogno ovviamente di crescere, come dicevamo, per tutti i giocatori insomma, che in queste squadre stanno facendo bene, avrà bisogno del suo periodo di esperienza per appunto mettere partite nelle gambe e migliorare ancora. Poi ovviamente approdare nella Juve o nell'Inter. Lui è interista, cresce con Eh sì. l'idolo di Materazzi, quindi Inter avvantaggiata almeno da questo punto di vista e penso Allora che. Tonali dovrebbe venire al Milan, dovrebbe andare al Milan, Tonali, Secondo me visto che Tonali ha andrà. dichiarato di essere milanista sfegatato, di Mi sa che rivivere. il calcio economicamente il Milan Sì, non no, riuscirà a infatti. prendere Però Tonali. se uno dovesse seguire il cuore, no? Allora Vabbè, hai se ragione. Leonardo ha detto chi vuole rimanere al Milan rimane, gli altri possono andarci, uno deve essere convinto di rimanere al Milan, uno, se è convinto di voler andare al Milan uno dovrebbe guardarlo con una certa più maggiore attenzione, anche perché è Certo. un ruolo che nel Milan servirebbe, perché comunque anche nel momento in cui ritorna a Siviglia ne ha 32, se non ricordo male, di anni, quindi io l'andrei a valutare Centrocampista, bene oltre a un servire nell'immediato, serve anche nel futuro. Su questo non ci sono Assolutamente. dubbi per quanto riguarda il Milan. Barella, Tonali, Mancini sono tre nomi, tre dei migliori giovani che abbiamo in Italia. Sei d'accordo, Fabio? Sì, senz'altro. Barella, guarda, leggevo sulla Gazzetta oggi, è il giocatore che ha recuperato più palloni, se non ricordo male, centrocampista che ha recuperato più palloni, quindi voglio dire, anche i numeri danno ragione a un'impressione generale di Certo. un giocatore di carattere che si è visto anche in nazionale, giocando con la maglia azzurra, che è sempre uno step importante, ha dimostrato carattere, ha supportato la nazionale in maniera abbastanza importante nell'ultima uscita e quindi sicuramente Barella, appunto Tonali, di cui si parla un gran bene e magari forse è quello che deve crescere un po' di più perché proprio anche per il suo ruolo e Mancini come lo stiamo Anche il più vedendo. giovane, C'è da Tonali. dire Sì. che l'Atalanta sforna ragazzi tutti gli anni, due o tre, ma eccezionali, che poi non sempre poi vanno bene così, quando vanno in altre Bravo. squadre, perché è il modulo di Gasperini che li esalta. Eccolo il mercato in 60 secondi con Fernando Siani. Buonasera Giancarlo Padovan, ben Ciao Michele, ritrovato. buonasera a Buonasera, buon tutti. anno direttore. Grazie Buonasera altrettanto a te e a anche voi tutti. a Beccalossi. Ciao Evaristo. Buonasera Evaristo Beccalossi. Il mercato dell'Inter è fermo. Ciao, buonasera a tutti. Mercato Buon fermo anno. dell'Inter. Eh? Mercato fermo dell'Inter. E Quindi? quindi parliamo di nulla dell'Inter? No, Oppure secondo confini in me. pedulla? Allora, credo che l'obiettivo di arrivare in Champions ci si possa arrivare così. Secondo me stanno programmando per fare i 2 o 3 acquisti tosti per l'anno prossimo. A meno che a gennaio non salti fuori su qualche giovane, qualche operazione interessante, allora lì secondo me saltano addosso. Alfredo, riusciamo a dare qualche illusione a Beccalossi da qui al 31? No, ha sintetizzato bene, stranamente bene, tutto quello che può Ringrazio succedere, può Beccalossi. accadere, semplicemente, Non prego, vedevo prego, l'ora. anche perché, vabbè, dai, la possibilità di prendere un giovane e di magari chiudere un'operazione, ti faccio un nome, Barella durante gennaio perché c'è grande movimento su Barella è un'idea, ma l'Inter è proiettata a giugno, oltretutto l'Inter non può fare delle cose in assoluta libertà e manderà forse a giocare qualcuno, ma vedo delle cose molto ristrette, più degli investimenti per il futuro, il discorso che vale per la Juve, che non a caso sta seguendo Todibò, Trincao e si è portata molto molto avanti per Ramsey a parametro zero.
Inter e Juve non avevano necessità, il discorso vale per il Napoli, c'è un mercato che li può coinvolgere indirettamente su situazioni per Giugno, ci stanno già lavorando. Quando abbiamo fatto la panoramica hai letto dell'Inter, sì. Potrebbe servire quindi a questo punto qualcosa? Ma l'analisi credo che arrivare in Champions League ci arriva, o fai un colpo su un giovane che anche spendi magari promettendo cifre. Sì, ma Barella lo prenderesti? Ma gennaio. Adesso gennaio. Io prenderei Barella e Tonali, tutti e due, figurati. Barella e Tonali? Sì, tutti e due. Barella e Tonali entrambi subito? Sì. No, la cosa che gennaio, si potrebbe fare, intelligente, Giaretta. Un conto è un sogno, un conto è la fattibilità. Giaretta, la cosa che si potrebbe fare invece dando un senso a questo mercato. Alfredo, seguimi per favore perché devo fare dei ragionamenti. Prendere e se non ce li faccio. Io prendo Tonali, lo blocco, lo acquisto, sì. Lascio Tonali a casa, a giugno arriva. Si sì, può sì, fare? Sì. Cioè, sì, si può fare, sì. Si deve sì, fare. Si tratta soltanto di capire una cosa. Non Barella, si può fare tutto. Quanto chiede Cellino? Quanto chiede Cellino? Ora vedi, Tonali è come mi potrebbe insegnare Beccalossi e potrebbe fare un trattato anche Giaretta, sicuramente diventerà un campione, però deve superare ancora degli step. Se ti chiedono 18-20 milioni adesso, troppi, certo. E qualche domanda te la poni. Certo. Barella gli step li ha superati. Quelli bravi, cioè, Barella li ha superati anche in nazionale. Scusa Alfredo, quelli bravi sì. Li devi pagare, perché prego. Poi questi sono giocatori che li paghi. Quelli bravi adesso. Li devi pagare. No, ma anche però se Cellino, paghi, tu sei meglio di me, non ha, vivendo Brescia, Cellino ha un sì. Bilancio florido, cioè Cellino, non gli interessa che un altro pensi che, sai, ti chiedo 20 milioni è una follia, lui non ha bisogno di CETA, ha bisogno di verificare la crescita di Tonali, mentre Giulini dal mio punto di vista legittimamente ha fatto una tariffa, se mi passi il termine, che è una tariffa da 40 milioni e passa, anzi lui ne chiede 50. Ma Barella ha dimostrato, dimostrerà anche Tonali, non c'è stata la prova ulteriore per Tonali, c'è stata la prova per Barella ed è anche giusto che il Cagliari chieda quei soldi. Per esempio, una società che farebbe follie, e sottolineo follie, per Barella è il Napoli, che sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni più i cartellini di Unas e Rog. Poi deve decidere Barella e io non so se Barella deciderà sapendo di essere seguito ad andare al Napoli o di voler aspettare. Il Napoli è un grande club che farà degli investimenti, lui evidentemente vuole ancora aspettare un po'. Però io Alfredo volevo rubarti solo 10 secondi. Allora, prima noi avevamo sempre i giovani, bisogna aspettarli, farli crescere. Quando uno è bravo, pronti bisogna portarlo a casa, perché nel giro di un anno sono giocatori che raddoppiano il valore, giocando in determinate squadre. Quindi via quella cosa a di 20 dire, milioni aspettiamo, deve sì subito no a 20 perché milioni se porti sì perché se porti questi giocatori in determinate società giocano titolari un anno, fanno bene perché li conosco bene, quindi il valore si raddoppia e quindi bisogna portarli a casa. Non faccio parte della categoria. Però su questo ha ragione, sentirei anche il ragionamento di un direttore sportivo che all'Udinese di queste operazioni ne ha fatte, poi i giocatori non li prendi a giugno, i giocatori li prendi adesso, li blocchi, in questo caso Tonali, il problema è che se Tonali poi, facciamo caso, Brescia va in Serie A, fa altri 7-8 gol, è un problema serio. L'Inter oggi, il mercato di gennaio, deve fare una cosa molto semplice, vai, lo blocchi, lo compri, resta a Brescia, sei anche vicino, prendi sicuramente la macchina, il costo finita. Di questi giocatori non diminuisce, ma è destinato a salire, ecco, quindi più appunto, aspetti e più sale, questo indubbiamente. Però quindi è meglio spendere 20 milioni oggi certo. Che 30 domani. Perché no, aspetta, 30 domani oppure non lo prendi. Sicuramente farei la negoziazione, ecco, per questo giocatore, magari la sto già anche facendo, voglio dire, ti devi sedere a tavolino, sai che Cellino è un cliente difficile, tra l'altro punta alla Serie A, quindi a gennaio sicuramente non te lo dà, però si può fare il discorso che abbiamo detto prima, nel senso bloccare il giocatore, velocizzare adesso. Il problema poi adesso andremo tra poco anche un servizio dove mettiamo a confronto il mercato di Paratici e quello di Marotta. Prima era un solo mercato, adesso è un mercato di scontro, ci possono dire quello che vogliono, no ma non abbiamo litigato, no non andiamo sugli stessi, no ma noi facciamo una partita, ma c'è rivalità, ma c'è rivalità, proprio, grande c'è una rivalità. Rivalità adesso, gli uomini di Paratici sono da una parte, gli uomini di Marotta che sono di meno, perché bello, gli uomini di Marotta erano Paratici, come è bello anche dico no, no è bello, buona rivalità, assolutamente è bellissimo per il mercato, però vanno sugli stessi e tra poco avremo un servizio. Beccalossi, quando parliamo mi devi spiegare. Ma perché ridi? Che c'è da ridere? No, ho detto, che ne sai, magari Paratici l'anno prossimo arriva insieme ancora a Marotta, non lo so. Ti piacerebbe. No! Beck è furbo, Pedulla, Beck è furbo, no. Beck è furbo. No, anche Paratici all'Inter adesso. No.
Paratici ha fatto la sua strada, ormai è il leader della Juventus. Metteremo a confronto questi giocatori. Andiamo un attimo da Gianluigi Longari per aggiornamenti dal touch, e poi vi ricordo tra poco i numeri di Pedulla, e partirà questa sera ufficialmente. Lo scorso anno ricorderete il trionfo di Iglitare come miglior direttore sportivo del 2017, premiato negli studi di Sport Italia dalle ragazze del Privé. Alice Brivio c'era anche in quel caso, ovviamente, sempre fa parte della scenografia, e noi siamo comunque qui ad aspettare il nuovo direttore sportivo del 2018. Oggi i primi tre voti per votare il miglior direttore sportivo anno solare 2018, che poi sarà premiato qui negli studi di Sport Italia ufficialmente con consegna, con premio, proprio nel mese di febbraio. Si voterà fino al 31. Longari dal touch, aggiornamenti a Sport Italia Mercato. Sì, grazie. Due aggiornamenti rilevanti. Il primo riguarda proprio l'Inter, perché tra i nomi che i nerazzurri stanno seguendo con vista sul futuro c'è anche un giocatore che non gioca in Italia ma in Francia, gioca nel Bordeaux, si chiama Tchouaméni ed è un centrocampista molto interessante, molto promettente, addirittura c'è chi parla di lui con paragoni eccellenti. Per quanto riguarda il calcio francese, l'Inter ha Caramo in prestito al Bordeaux, non verrà però utilizzato come potenziale pedina di scambio, anche se Tchouaméni è un giocatore che ha una valutazione di mercato molto molto importante, ma è un giocatore che l'Inter sta seguendo da vicino. Per quanto riguarda invece la Lazio, che è sempre molto attenta, non a caso Iglitare lo scorso anno vinse il premio come migliore direttore sportivo dell'anno passato, ai giovani talenti attenzione a Elmas, che è un classe 99 del Fenerbahçe, di origine macedone, è un giocatore molto interessante che piace tantissimo a Iglitare, sarebbe pronto ad un sacrificio economico di grande livello, piace molto anche al Borussia Dortmund, che ha possibilità di spesa maggiore visto che ha appena venduto Pulisic al Chelsea, però è un giocatore che piace molto anche alla Lazio, e tale di solito questi acquisti non li sbaglia. Grazie, grazie al nostro focus di serata, ma adesso siamo arrivati nel servizio firmato da Michele Moretti, gli obiettivi da una parte e dall'altra, con Beccalossi che a un certo punto prendeva appunti. Il giocatore più di interessa di tutti? Quali sono? Ho capito, ma il focus, eccolo qua, allora, Tonali, Romero, Trincao, Brazao. No, sai, io ho debole per Tonali, quindi... Brazao? Eh? Brazao? Sì, non è male, però Tonali... No, prima hai detto... Io, cioè, per i giovani, prima parlavo col direttore... Non è che hanno 80 anni questi, sono tutti giocatori di prospettiva. No, ho capito, però io mi sono prefisso negli ultimi anni, anche il lavoro che faccio, che quando uno ritengo giovane e bravo, dobbiamo aprirgli le porte e andare su questi.